Sabato, oggi è sabato ed è una bella giornata nuvolosa. Da tipo domani, domenica, diluvio universale, lunedì pure. Quindi proprio da sta chiuso in casa e gioca a Cavaplay. Allora mi sono detto, se devo sta chiuso in casa, gioca a Cavaplay, a montare i video, a schimica un pochetto, vado per Forni, così mi compro un po' di roba che me la porto a casa, sperando di trovarla buona. In che quartiere se ne andiamo oggi? Oggi se ne andiamo a Prima Valle. Perché alla fine come quartiere è stato battuto poco. C'è un paio di segnalazioni vostre vecchie, sui Forni. Quindi famoci un salto. Forni criminali, Prima Valle. È già piovuto sabbia stanotte, infatti si sta a preparare. O vedo proprio il cielo, si sta a preparare, domani fa un diluvio. C'ho tutta la macchina zozza di sabbia. Quanto vi dà fastidio a voi la macchina zozza di sabbia? Da 1 a 10? A me troppo. Mi urta proprio il sistema nervoso. Infatti mi rode. Ma ci metti così poco a fatte rode, Franchi? Sì, perché a me già mi rode de forte 24H 7 su 7, quindi poi basta che la notte piove sabbia, la macchina è sozza e mi rode ancora di più. Che ci vuoi fa? Speriamo che troviamo roba buona a sti forni. Pensa se troviamo tre forni scrausi. No, non ci voglio pensare, infatti. Non ci voglio pensare. Una cosa ce l'hanno de bello però, Mi pare dalla mappa, poi tocca vedere, perché ho visto al volo le distanze così, è un triangolo dei forni che sono tipo raggiungibili quasi tutti a piedi. Quindi tipo arrivo, parcheggio, mi muovo a piedi e questa già se trovo il parcheggio. Parcheggiato lontanuccio, eh. Vediamo poi dove stanno allora gli altri forni. Se sta al servento, dalla perturbazione. Speriamo bene oggi. Il primo eccolo là, all'angolo. Pane e cioccolato, via Pietro Maffi 105. Mo, il posto da fuori sembra bello. Poi magari entri, compri la roba, e niente di che. La fila c'è. Beh, 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 beh. Ho pure trovato un angoletto dove si spera non mi rompe le scatole nessuno. Questo è un forno, almeno a vederla. La roba mi pare proprio che ci siamo, regà. Ci siamo forte e chiaro. Ho speso 9,24 euro. Pensavo di aver trovato un angolo tranquillo, passa più gente sul percorso. Allora, non ho preso tante cose perché ho preso una pizzetta rossa di quelle un po' più grandicelle, quelle che si portavano a scuola. Ho preso un casatiello, un cornetto, una ciambella, quindi diciamo ho speso. Però aspettiamo di vedere la roba perché appunto la roba buona costa. Le pizzette rosse che c'aveva ne facevano pure col salame piccante, calici. Io l'ho presa a casa salsiccia, guardate che bella. Guardate che bella e ben condita. E ben cotta. E bello tutto. Bello tutto. Cioè, sta pizzetta è bella tutta, tia. Guarda che bella. Ed è buona. Il pomodoro è buono, è cotta bene, è cotta molto bene, l'impasto è buonissimo. Che devo dire? È ottima, è fantastica sta pizzetta. Nella parte moscia che nella parte croccante. Avrei dato un rene ai media per queste pizzette qua. Il casatiello? Forse è un po' scarico di prosciutto. Cioè io il casatiello me lo immagino con più roba. Mi sembrava anche indietro di cottura, invece no, non è vero. La patata lessa dentro non è stoppacciosa. La sfaglia, raga, è proprio buona. E mi sembrava indietro di cottura, invece non è vero. L'unica pecca che gli posso trovare a questo casatiello è che comunque me l'aspetto più carico di roba, cioè nel casatiello ci va tutto. Tutto quello che ti è rimasto in frigo della settimana, deve avere tutto. Ma avanzata pure la frumetti c'è pure quello. Buona la parte croccante, ben cotto. La pizzetta è un altro passo, eh. I dolci.
come un forno dovrebbe fare i dolci. Tanto questo è un cornetto semplice. Che ottimo! Perché è lievitato bene, cotto bene e dolce al punto giusto. Niente da dire. Teneteve forte. Guarda che ciambellone non fritto, cotto al forno con l'impasto del maritozzo, mi ha detto. E quindi come fai a non piallo? Dimmelo, come fai? E infatti questo è abbastanza una hit, perché si sente che l'impasto del maritozzo, lo zucchero gli dà una spinta fantastica. Non so se è colpa della cottura, lo trovo un pochino asciutto, ma regà, dettagli, dettagli, ma proprio dettagli. Questo è il fatto comunque che ho speso 10 euro per roba ottima, il voto sarebbe stato 9 meno, però proprio questi dettagli, un po' il prezzo, un po' questo asciutto, un po' il casatiello, che ci avrei voluto trovare diversi ingredienti dentro, il voto è 9 meno meno, super pieno, bravi, cominciamo benissimo. Sti cavoli del tempo, sti cavoli del parcheggio, sti cavoli del traffico, sti cavoli di tutto. Bene così, andiamo avanti. Oh raga, qua c'è sta il Maracanà. Il Maracanà vero, ma aspetta mezz'ora di fila. Cioccoloni, forno, via di Torrevecchia 357. No, vedi, sta il filone, eh? Beh, anche no raga, cioè nel senso, fila ingiustificata. Ho speso 6,585 euro. Per un cornetto, una ciambella, un pezzetto di pizza bianca, ma hai detto me la vuoi morbida o scrocchiarella? Scrocchiarella e quattro pizzette rosse, quindi il prezzo. Dopodiché a me, allora, tutta una serie di pasticceria secca che stava in fondo mi sembrava tutta di laboratorio. I cornetti male male, cioè nel senso mi sembrava proprio, mia opinione personale, che alcuni cornetti che c'erano lì, fagottini al cioccolato, altri cornetti surgelati, ma probabilmente anche quello che ho preso, o comunque super laboratorissimo. Questa è la pizza bianca, che sì, regà, è sciapa, non c'è manco un po' d'olietto sopra. Non sa di niente. Di niente. E pizzette rosse. 4 con un po' di pomodoro asciugato sopra. Sì, ben cotte. Ho 2. Sta dure, regà. Ma perché mi avevate segnato sto forno? Oh, auguri, queste sono di ieri. Raga, le pizzette sono di ieri. Cornetto, giudicato voi. Giudicato voi. No, laboratorissimo. È così. Laboratorio. La ciambella è buona perché c'è lo zucchero. Io non vi capisco. Cioè, per me questo è un voto insufficiente, un voto da 5 e mezzo. Ah, però c'è un'altra cosa da considerare pure, che mi ha fatto impazzire male. Forse sono strano io, perché effettivamente io non andrei a comprare cose in un forno così, mentre c'era la fila rotta di collo, quindi sono strano io. Però praticamente al banco, dopo che ti servono, ti danno questi pacchettini. Io stavo così, ok? Cioè, e quindi li ho presi, che ho una busta, le buste in cassa, quindi devi prendere i pacchetti indipendentemente da quanti ne prendi. Se ne prendo 10 robe, comunque già con 3 era difficoltoso, perché sono andato in cassa a pagare
portafoglio in mano, sordi, che vuoi la busta? Sì, certo, però intanto che lei mi dava la busta, c'è un trick assoluto. Quindi sono strano io che al bancone ti danno le cose, poi come ho fatto io, ah, una busta per favore, ti danno la busta, tu le metti dentro, vai in cassa, oppure appunto te le mettono, almeno negli altri forni pure, la busta, poi tu vai a pagare, ritorni con lo scontrino, ti danno la busta. Scusate, quindi boh, 5, perché sta cosa a me mi ha triggerato troppo, regà. Ripeto, sarò strano io. Cioccolone, 5. Dalle stelle di prima alle stalle da adesso? Beh, vabbè. Ma come, cioccoloni, cioccoloni, vai da cioccoloni. Vedete, regà, questa è l'ulteriore dimostrazione che non sapete magnà. Oppure non so magna io, ci mancherebbe altro. Però o l'uno o l'altro. Ma perché mo tanto mo scriverete nei commenti. Ma da cioccoloni dovevi mangiare la pizza. Raga, ho vista la pizza. E la pizza bianca ne è una riprova. Perché se tu mi fai una pizza bianca scrocchia in quel modo, farinosa, che non sa di niente, perché non ci hai messo neanche un po' di sale sopra o l'olio, cioè non ha senso. Non ha senso. Ah, siamo arrivati al terzo panificio. Che ha chiuso? Dai. E perché era questo qua? Panificio. Via Lorenzo Litta 3. Chiuso. Ma è chiuso proprio perché sei chiuso, perché sono le 11:50. No. Allora male, male. Male, male, male. Volemo ripiegare su qua la pasticceria. Così, è uscita per caso, tornando indietro. Sweet Paradise, pasticceria, gelateria, mi piace un caffè, vediamo che cornetti ci hanno. Piazza Alfonso Capecelatro. Ogni tanto mi viene da chiedermi comunque se ha ancora senso tutto questo. E certo, perché bisogna comunque cercare di mappare più passi possibili per cercare la roba buona, manco l'eccellenza, perché qua non si parla di trovare l'eccellenza ormai, qua si parla di trovare la cosa decorosa, perché se per caso ti serve un bar, una pasticceria, un forno, prendi ed entri ad uno qualsiasi, ti può dire malissimo, come in questo caso. Tutti i dolci, e sopra l'insegna è scritto pasticceria, tutti i dolci di laboratorio proprio industriali. Ma è una cosa brutta, regà. Cioè, dalle frappe, quindi dolci del momento, a qualsiasi altro dolce, biscotti, pasticceria secca, pastibignè, tutto di super laboratorio. Infatti non mi sono azzardato di prendere niente, cornetti, surgelati, fritti, ciambelle, tutta una cosa male, 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 male. Quindi ho visto dei tramezzini che mi sembravano abbastanza pieni a vederli, adesso andiamo a controllare, quindi ho preso due tramezzini e un caffè. Non mi ha fatto lo scontrino manco. Ma la cassa, tra l'altro, molto distante dalla parte opposta, con un bancone lunghissimo, locale lunghissimo, cassa tutta a sinistra, bancone dei caffè tutto a destra. Quindi senza scontrino io quasi mi avrebbe da chiedere, ma io mo vado al banco che gli dico un caffè e lui ci crede, perché è operazione usuale non fare gli scontrini. Perché non mi ha fatto lo scontrino né per i tramezzini né per il caffè. Quindi sono andato al banco con 20 centesimi di mancia, ho aspettato perché comunque c'era da aspettare e non per la gente. Un caffè mi hanno dato senza scontrino. E questi sono i tramezzini con le date di scadenza, quindi anche questi presi 25.02. Oggi è 25, regà. Dai, regà, guardate, oggi è 25 febbraio, scadenza dei tramezzini oggi, scadono mo, mi devo sbrigare a mangiarli. Quindi c'hanno 3 giorni questi tramezzini. Questo è tonno e uovo. Innanzitutto c'è, tagliate bene grosse, ma che ve costa. Poi super mestiere, dov'è l'uovo? No, maionese acida, mamma mia. Vai al bagno con questi, oh.
Perché non gli riporti, Franchi? Perché l'ho preso per far video? Famo il video. Gonfio davanti. Mestiere di dietro. No, questo magna tutte. Poi con quella pecetta lì, scritta da chi? Scritta appena su un'etichetta adesiva 2502. Niente scontrino. Tramezzini, quello che avete visto. Caffè bruciato. Voto, 1. E c'era la gente, oh. C'era la gente. Io rimango sempre più allibito, regà. Non so che dirvi. Continuiamo a scoprire posti. Cercando un buon posto. Applauso al primo forno. Chi ha De Prima Valle non può non andare lì. Per il resto, se vediamo al prossimo video, che vi devo dire, regà? Ciao.